Buongiorno a tutti. Iniziamo la seduta e avverto che se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata attraverso la trasmissione diretta sulla Web TV e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei Deputati. Ricordo che trattandosi di seduta dedicata all'attività conoscitiva ai componenti della Commissione è consentita la partecipazione da remoto, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella seduta del 4 novembre 2020. In proposito, ricordo che per i componenti che intendono partecipare ai lavori, secondo la predetta modalità, è necessario che risultino visibili alla Presidenza al momento in cui svolgono il loro eventuale intervento. Nella seduta odierna prosegue lo svolgimento dell'indagine conoscitiva in materia di semplificazione delle procedure amministrative connesse alle attività di impresa, con l'audizione dell'Agenzia per l'Italia Digitale, rappresentata dal Direttore Generale, Ingegner Francesco Paurici, e dal Dottor Guido Pera, responsabile del Centro di Competenza della Semplificazione Amministrativa, che partecipa ai nostri lavori in videoconferenza e che ringrazio per aver prontamente aderito all'invito a partecipare ai nostri lavori. Nel corso delle precedenti audizioni è emersa l'unanime esigenza da parte degli operatori economici, da un lato, di standardizzare l'attività degli sportelli unici per le attività produttive e di quelle per l'edilizia, e dall'altro, di dare piena attuazione al principio Hansolli da parte delle amministrazioni pubbliche coinvolte nei procedimenti amministrativi che riguardano l'attività di impresa. Da questo punto di vista, il fascicolo informatico d'impresa rappresenta lo strumento cruciale per concentrare in un unico punto tutta la documentazione concernente le imprese, che può così essere messa a disposizione tanto dalla PA quanto dalle imprese stesse. Agire in questa duplice direzione consente di sollevare le imprese, in particolare quelle piccole e di medie dimensioni, da oneri burocratici che rallentano i processi autorizzatori, generano forte incertezza anche tra i professionisti che assistono le imprese e producono una situazione a macchia di leopardo sul territorio. A questi obiettivi l'AGID sta lavorando da tempo, come è stato spiegato dalla Commissione per la semplificazione nelle audizioni che l'AGID ha svolto nella corrente legislatura. La Commissione ritiene evidentemente prioritari tali obiettivi ai fini della ripartenza della nostra economia e del supporto che le amministrazioni pubbliche devono garantire al sistema economico in questa fase tanto delicata per il Paese. Chiederei quindi agli auditi di fornire alla Commissione visibilità sull'avanzamento dell'attività dei gruppi di lavoro di cui l'AGID fa parte in materia di standardizzazione dell'attività dei SUAP e dei SUE e sul fascicolo informatico di impresa. Se va bene, io darei la parola all'ingegner Paurici. Prego, ingegnere, a lei la parola. Buongiorno Presidente, buongiorno a tutti. Ringrazio per l'invito all'audizione. Provo a condividere le slide che il dottor Pera aveva inviato. Le vedete? Sì, si vedono. Perfetto, grazie. Bene, allora l'oggetto del mio intervento è quello del dottor Pera, è relativo appunto alla semplificazione amministrativa e con particolare attenzione al progetto SUAP e alle sue evoluzioni. In questo intervento spenderò innanzitutto due parole sul contesto di riferimento del progetto nell'ambito dell'Agenda per la semplificazione 2020-2023 e in quello del PNRR. Poi illustrerò le competenze che AGID mette in campo per sostenere il progetto e successivamente il dottor Pera fornirà una descrizione dettagliata del progetto, vi illustrerà il lavoro svolto negli ultimi mesi, l'esperienza maturata, le azioni necessarie e le sfide tecniche da affrontare per la completa digitalizzazione delle procedure SUAP e SUE. L'ultimo punto dell'agenda è relativo a come si colloca il progetto
nel contesto europeo. Infatti il SUAP è una delle 21 procedure che dovrà uniformare a livello europeo l'accesso ai servizi da parte dei cittadini dell'Unione attraverso la sua completa digitalizzazione. Nell'agenda per la semplificazione 2020-2023 AGID è stata indicata tra le amministrazioni responsabili dell'azione 3.3 che riguarda la digitalizzazione delle procedure del SUEP insieme ad altri soggetti, in particolare il Ministero dello Sviluppo Economico, il Dipartimento della Funzione Pubblica, le Regioni, le Province Autonome, ANCI e Union Camere. L'obiettivo appunto è la gestione interamente digitale delle procedure per l'avvio, la modifica, la cessazione delle attività di impresa. AGID, per completezza dico, è anche coinvolta nella digitalizzazione delle procedure edilizia ed è coinvolta nelle linee di azione 1.3 3.5, vale a dire l'azione di standardizzazione della modulistica e form digitali e quella di messa a disposizione di repository centralizzati in cui dovranno produrre queste due azioni alcuni dei mattoncini necessari per la piena digitalizzazione del SUEP e SUE, come si vedrà poi nel corso dell'intervento. I progetti SUEP e SUE sono stati ovviamente ripresi anche all'interno del PNRR e specificamente all'interno dell'investimento 2.2 Task Force Digitalizzazione, Monitoraggio e Performance. Nel PNRR è stato messo l'accento in particolare sul miglioramento degli sportelli unici attraverso una gestione efficace ed efficiente del back office, ridisegnando i relativi processi e assicurando l'interoperabilità delle informazioni tra amministrazioni. Dal punto di vista tecnico, la digitalizzazione dei SUEP è di fatto una grande sfida di interoperabilità tra sistemi. E il contributo che può dare AGID va esattamente in questa direzione. AGID su questo grande progetto mette a disposizione le competenze dei suoi esperti di interoperabilità, di design di processo, di modellazione dei dati e di design delle API, cioè vale a dire delle interfacce con cui le applicazioni e le piattaforme software dialogano tra di loro. Aggiungo che AGID ha anche scritto e messo in consultazione pubblica le linee guida sull'interoperabilità tecnica delle PA e queste linee guida sono uno strumento utile e direi necessario per fornire alle amministrazioni specifiche indicazioni in questo ambito. Le linee guida infatti individuano le tecnologie e gli standard che le pubbliche amministrazioni devono tenere conto tenere in considerazione durante la realizzazione dei propri sistemi informativi, al fine appunto di permettere un corretto coordinamento dei dati tra le amministrazioni centrali, regionali e locali. E aggiungo, poi diciamo, devono farlo anche in modo sicuro. Gli obiettivi del progetto SUEP e SUEP, come sapete, vanno nella eliminazione dei vincoli burocratici e soprattutto vanno nella direzione della riduzione dei tempi e costi delle procedure per attività di imprese per i cittadini. Per ottenere questo occorre rendere efficienti ed uniformi i procedimenti amministrativi delle PA coinvolte, omogenizzare le istanze presentate dai cittadini e dalle imprese, standardizzare le interfacce di comunicazione tra le pubbliche amministrazioni coinvolte, effettuare le verifiche di compatibilità automatiche dei sistemi informatici delle PA coinvolte
monitorare attentamente i tempi per il completamento dei procedimenti amministrativi e anche avere sistemi di misurazione efficaci che permettono appunto la misurazione certa dei tempi di risposte delle singole pubbliche amministrazioni coinvolte. Ora lascio la parola al dottor Pera per la seconda parte dell'intervento, entrerà nel dettaglio del progetto, nello stato di avanzamento, in cosa è stato fatto, vi spiegherà il design dell'architettura dietro i SUAP che bisognerà essere realizzata e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie ingegnere, prego dottor Pera, a lei la parola. Buongiorno a tutti, prendo un attimo il controllo con la condivisione. Scusate un attimo. Bene, spero che si veda. Sì, sì, si okay. Vede bene, prego, prego. Benissimo, grazie, scusate l'intervallo. Allora, io parto da un appunto che è stato inserito in una dizione che c'è stata a gennaio scorso da parte del Ministro della Funzione Pubblica, nella quale il Ministro della Funzione Pubblica dell'epoca dichiarava come l'obiettivo che ci siamo posti è quello di realizzare una drastica riduzione dei costi e dei tempi delle procedure, nonché di erogare servizi secondo nuovi standard di qualità. Beh, certamente questo fa parte essenzialmente dell'obiettivo che ci siamo posti e che ci continuiamo a porre da 4 anni a questa parte, da quando abbiamo insieme con Funzione Pubblica e Ministero dello Sviluppo Economico iniziato un processo di ammodernamento della parte tecnologica degli sportelli unici delle attività produttive. Allora, lo sportello unico è in effetti forse la porta di accesso ai procedimenti amministrativi più complessi che esistono all'interno della pubblica amministrazione. Tale complessità è dovuta soprattutto al numero delle amministrazioni coinvolte, in quanto si tratta di procedimenti che coinvolgono più amministrazioni. Tant'è vero che lo scopo stesso della creazione degli sportelli unici era quello di orchestrare l'invio della documentazione alle PA competenti, raccogliere le loro risposte e accelerare i provvedimenti conclusivi. Questo obiettivo, a 11 anni ormai di distanza dall'emanazione del DPR 160, che è il regolamento SUAP, non è stato completamente raggiunto, secondo noi, per 2 ordini di motivi. La distribuzione dei SUAP sul territorio, che riguarda 7.904 comuni, in effetti è previsto un SUAP per ogni comune e questo rende particolarmente difficile in parecchi comuni trovare le professionalità adatte a svolgere queste funzioni di orchestrazione. E un'altra cosa estremamente importante, che non si è ancora riusciti a creare una rete efficiente per distribuire e reperire documentazione tra gli enti coinvolti, mentre molto è stato fatto, come vedrete, dal punto di vista del front-end. In effetti quello che stiamo cercando di fare e che sarà anche finanziato dal piano nazionale del PNRR è quello appunto di risolvere soprattutto il problema che c'è
dalla parte del back-end, cioè dopo che l'istanza è stata presentata al SUAP, e cioè tutta quell'orchestrazione e quell'efficientamento dei tempi che riguardano gli scambi di informazione e di documentazione con tutti quanti gli enti coinvolti, per arrivare quindi a quello che è il documento conclusivo, il procedimento, il processo finale. Per quanto riguarda il numero poi di procedimenti amministrativi coinvolti, come vedete è un numero molto alto, siamo a circa 500 procedimenti amministrativi per quanto riguarda la somma di quelli che avvengono per iniziare un'attività commerciale e quelli che avvengono invece per quanto riguarda le pratiche edilizie. Dov'è che ci siamo concentrati? Ci siamo concentrati per quanto riguarda un recupero per quanto riguarda l'agenda della semplificazione sui punti 3.3 e 3.4. Questi in effetti cosa prevedono? Prevedono innanzitutto un'analisi condivisa dei processi che caratterizzano i procedimenti amministrativi e i relativi endoprocedimenti. Per endoprocedimenti indichiamo quei procedimenti che rimangono all'interno della singola amministrazione coinvolta. L'identificazione di un modello dati strutturato senza il quale per le comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni, senza il quale quell'efficientamento della trasmissione di informazioni e documentari non può avvenire, una serie di specifiche tecniche per garantire l'interoperabilità dei sistemi informatici, l'adeguamento dei sistemi informatici per l'attuazione di queste specifiche tecniche, dando dei tempi e comunque anche immaginando dei controlli per poter vedere se veramente questi sistemi informatici hanno attuato le specifiche tecniche, la messa a regime di una gestione integralmente digitale delle procedure per l'avvio, la modifica e la cessazione dell'attività di impresa. Questi sono gli obiettivi che si pone in l'agenda per la semplificazione 2020-2023, le quali sono associati a una serie di azioni complementari, che sono, come abbiamo visto, la struttura dati significa standardizzazione della modulistica e dei form digitali, che significa soprattutto da qualsiasi punto del territorio si possa accedere ai SUAP utilizzando gli stessi moduli. Utilizzare gli stessi moduli non è soltanto una semplificazione nei confronti dei cittadini o delle imprese che devono portare le loro istanze, ma è soprattutto il punto iniziale grazie al quale si può semplificare tutto il sistema e renderlo soprattutto più efficiente. E poi anche un altro discorso riguarda sempre l'agenda per la semplificazione, come obiettivo quella della definizione degli standard per la messa a disposizione di repository centralizzati. Come vedrete, questo in parte è collegato con un altro progetto, che è quello che è già iniziato da qualche anno, del fascicolo d'impresa, che è stato messo a punto ed è stato portato avanti dal sistema camerale con il fascicolo elettronico appunto delle imprese. Guido, se interrompo, io vedo sempre la slide del SUAP, che cos'è? Penso anche tutti gli altri, okay. Scorrono le altre slide. Eccoci. Scusate l'interruzione. Grazie, Presidente. Il bello che a me appare, va bene. Oh, scusate, non appare nessun scorrimento, vero? Sì, adesso nel mondo della digitalizzazione, sì. Siamo nel mondo della digitalizzazione, accade anche questo. Va bene. Allora, su quale state? Dove nasce il progetto, cortesemente? Dove nasce il progetto, la 10. Perfetto, scusatemi. Allora, per quanto riguarda il discorso dell'esperienza che abbiamo fatto negli ultimi 3-4 anni, l'esperienza nasce dal 2017, quando all'interno del Dipartimento della Funzione Pubblica si avvia un processo di standardizzazione a livello nazionale dei moduli, SUAP e SUE. AGID prende e comincia a coordinare un tavolo tecnico di interoperabilità. A questo tavolo, in questi quasi ormai 4 anni, abbiamo interagito un po' con tutti quanti gli stakeholder, ovvero Regioni, l'ANCIS, il CISIS per quanto riguarda la struttura tecnica della conferenza dei presidenti delle regioni, il CNA, la Confcommercio, il Formez e soprattutto, e qui sottolineo Infocamere e Unioncamere, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che è
uno degli enti terzi pilota per quanto riguarda il progetto stesso e anche alcune società in-house delle PA stesse che hanno prodotto, soprattutto le società in-house delle regioni, hanno prodotto delle applicazioni per quanto riguarda soprattutto il front-end. Abbiamo regioni di punta in questo caso che possono essere considerate Friuli Venezia Giulia, il Piemonte, l'Emilia Romagna, la Sardegna stessa e la Calabria. All'interno di questo lavoro sono stati costituiti tre gruppi di lavoro. Uno è il gruppo di lavoro degli XML schema che ha predisposto i moduli SUAP e SUA digitali, definendo i relativi schemi schema, i quali sono stati approvati in conferenza unificata. Sottolineo questo processo perché è la prima volta che succede che non si approvano soltanto moduli tipo PDF, insomma moduli che sono semplicemente dei moduli come quelli che di solito si trovano sui siti delle pubbliche amministrazioni, che devono essere riempiti liberamente da chi in presenza di istanze, ma in conferenza unificata siamo riusciti ad approvare direttamente gli schemi stessi, quindi la struttura dati che permette l'avvio di quel processo di razionalizzazione delle informazioni che si inseriscono all'interno del flusso riguardante i procedimenti amministrativi. Un gruppo di lavoro dei processi, che ha definito i processi di interoperabilità per l'attuazione dei regimi amministrativi, e qui abbiamo affrontato tutti i regimi amministrativi attuati dai SUAP e dalle amministrazioni coinvolte, formalizzandone la notazione BPMN. Per quanto riguarda la notazione BPMN, BPMN è un metodo per definire diagrammi di flusso che modella dall'inizio alla fine una fase di processo. In effetti è uno strumento che a me è capitato in questo momento di usare per la prima volta all'interno della pubblica amministrazione, ma non è uno strumento molto molto conosciuto all'interno di chi si occupa della razionalizzazione dei processi aziendali e che ha, visto che è una definizione estremamente standardizzata di questi flussi di processo, ha la possibilità di creare in tempi brevissimi tramite delle applicazioni particolari dei prototipi e quindi di visualizzare immediatamente dopo aver definito il processo come realmente il processo poi si può riportare all'interno di un'applicazione che può essere utilizzata direttamente dagli operatori. Questo discorso quindi della struttura che abbiamo trovato all'interno dei moduli, la definizione tramite BPMN dei diagrammi di flusso, in effetti portano tutti quanti a una definizione di specifiche tecniche molto stringenti che noi di solito paragoniamo alla metafora dei vagoni dei treni, cioè il progetto stesso non è un progetto che tende a realizzare un'unica applicazione da distribuire poi a 7.904 comuni. Questo è stato tentato in effetti intorno al 2010 con Impresa in un giorno, ma dopo 11 anni ci siamo accorti che la situazione continua ad essere variegata. Abbiamo circa il 40-50% di amministrazioni comunali che dichiarano di utilizzare Impresa in un giorno, un altro 35-40% che utilizza applicazioni regionali e il restante 10-15% che usa applicazioni che invece vengono dal mondo del mercato, quindi direttamente esperienze fatte nelle aziende ICT. Noi abbiamo cercato con questo progetto di immaginare invece obbligare tutti questi sistemi ad aggiornarsi per poter a questo punto dialogare tra di loro. È un po' appunto quello dell'esempio dei vagoni dei treni, che possono essere costruiti da qualsiasi fornitore, ma l'importante è che rispettino quelle caratteristiche e gli permettano di costituire un convoglio. Appunto, considerazioni quindi a valle dell'esperienza con i gruppi di lavoro. Non era sufficiente la sola definizione dei moduli SUAP digitali, è comunque indispensabile condividere processi di interoperabilità realizzati dalle amministrazioni coinvolte e soprattutto che la digitalizzazione SUAP dovesse rappresentare un'azione preliminare per la realizzazione degli sportelli unici, prevedendo quindi la successiva integrazione dei SUE all'interno con i SUAP, quindi inserire tutta la parte riguardante gli sportelli unici dell'edilizia insieme con gli sportelli unici di materia produttive. Spesso e volentieri le concessioni edilizie, le SCIA, sono
procedimenti che si integrano con quelli di inizio di un'attività commerciale. E poi soprattutto, cosa estremamente importante, era necessario costruire una, appunto, queste specifiche tecniche, una necessità di una costruzione della nuova architettura e quindi di mettere mano e aggiornare l'allegato tecnico del DPR 160 del 2010. È notizia che vi posso dare, in queste ore sta girando all'interno dei ministri competenti la bozza del DM per poter aggiornare questo allegato tecnico e far sì che questo allegato tecnico sia coerente con le architetture che adesso andrò a illustrare. Questa è la gap analysis a valle dei gruppi, quindi da una parte il front-end, quello che di solito si vede, il fatto di utilizzare, quindi assicurare l'interazione all'impresa e al cittadino è una cosa ormai raggiunta, si usano i vari sistemi di identificazione da SPID al domicilio digitale, a tutta una serie, insomma, di il pagamento elettronico, all'app IO, sono tutta quanta una serie di progetti che hanno sviluppato a questo punto una buona interazione impresa e cittadino. Ma questa interazione impresa-cittadino è semplicemente il 20% dell'effort per il completamento del procedimento. Esistono comunque diverse soluzioni per la presentazione di istanze, ve l'ho dette prima. Il problema è che queste istanze sono presentate con documenti digitali non strutturati, almeno non tutte. Non solo, ma anche i documenti espressi dalle amministrazioni terze, quelle che devono dare di solito nulla osta o cose di questo tipo, li danno con documentazione non strutturata anche loro, e quindi che rende difficile un flusso automatico fra i vari sistemi. Il back-end, che poi è la parte che riguarda l'80% dell'effort, quindi dello sforzo che fa una pubblica amministrazione per emettere un documento conclusivo riguardante, per esempio, la possibilità di creare un centro commerciale, è dovuta è completamente trasparente all'utenza impresa cittadino, ma mancano tutta una serie di oggetti che possono rendere questo flusso e quindi questa burocrazia molto più semplice e molto più efficiente. Il modello da distrutturato, la condivisione dei processi di interoperabilità e soprattutto non si usa mai, nonostante se ne parli ormai da anni, le API, che sono quei programmi che interfacciano così che i sistemi informativi si interfacciano fra di loro, perché queste API in effetti non sono presenti, non sono sviluppate in questi tipi di procedimenti amministrativi. Questo dovrebbe essere il sistema degli sportelli unici, costituito da sistemi informatici, quelli esistenti. Devono questi sistemi assicurare l'interazione adottando delle regole di interoperabilità e implementando le API condivise. Noi dobbiamo verificare il rispetto di queste regole di interoperabilità e la corretta implementazione delle API. Quello che in effetti dovrebbe poi assolutamente avvenire è che i sistemi informatici che partecipano poi al sistema degli sportelli UCI devono assicurare il trattamento dei dati, dei moduli a livello digitale e l'implementazione dei processi di interoperabilità condivisi. Questo è a livello generale, ma entrando poi in effetti sul particolare, viene fuori un disegno di questo tipo. Il disegno di questo tipo fa vedere come potremmo avere anche diversi tipi di front office, anche diversi tipi di back office, ma soprattutto che ci debba essere centralmente il nucleo, tutto quanto è un catalogo. Ma che cosa fa il catalogo? Il catalogo non è nient'altro che un contenitore di informazioni che permettono ai front office, al back office dei sistemi SUAP, quelli sono il front office e il back office di SUAP, di orchestrare tutte quante le informazioni che gli arrivano dai cittadini e dalle imprese, inviarle agli enti terzi coinvolti nel procedimento amministrativo, recuperare documenti e informazioni dagli enti terzi per poi a questo punto accelerare il documento finale, che sarebbe, non so, l'autorizzazione o comunque la conclusione della pratica stessa. Andando un pochino sul particolare,
In effetti l'architettura di interoperabilità proposta, che farà parte integrante del nuovo allegato tecnico del DPR 160, quindi del regolamento SUAP, prevede un front office SUAP, che sarebbe quello che permette l'interazione con i soggetti che presentano l'istanza, assicura la raccolta delle informazioni relative al singolo procedimento amministrativo e realizza tutte le comunicazioni necessarie per la gestione e conclusione del procedimento amministrativo. Una delle cose che abbiamo inserito all'interno, che è una novità, che è una delle caratteristiche degli oggetti che permette un controllo costante della pratica durante il flusso che avviene attraverso le diverse amministrazioni, è quello della generazione di un codice univoco ad ogni istanza presentata. Questo codice univoco sarà univoco nei confronti di tutte quante le istanze che saranno presentate, perché sarà composto da una serie di codici che faranno capire chi ha presentato l'istanza, che tipo di procedimento amministrativo è, a quale SUAP è stato presentato, e poi naturalmente un numero che vada praticamente a identificare a questo punto quella precisa istanza presentata. Questo codice univoco poi seguirà tutti quanti i documenti che finiscono poi per essere inviati alle amministrazioni coinvolte, le quali ne faranno tesoro e farà sì che in questa maniera uno possa avere in tempo reale un controllo della pratica, sia da parte del cittadino, sia da parte dello stesso SUAP che deve fare da orchestratore, e quindi sapere anche in tempo reale i tempi che ci mette quella pratica per poter essere completata. Questo è il discorso, un altro punto fondamentale di architettura, che è la parte del back office SUAP, che fa la parte appunto di assicura il coordinamento delle comunicazioni da e verso gli enti terzi. Ogni comune si può dotare di un back office SUAP in autonomia, o aderendo al portale di impresa in un giorno o a un SUAP regionale. Questo discorso dà la possibilità da parte dei comuni, sia per quanto riguarda il front-end che la parte del back office, di avere delle scelte e quindi non dover utilizzare la stessa applicazione, fa sì che in effetti tutto il progetto stesso possa in effetti avere un'accelerazione, in quanto l'importante è che i sistemi che vengono utilizzati siano sistemi compliance, cioè compatibili con quelle specifiche tecniche che vi dicevo prima. Questo fa sì che non bisogna creare qualcosa di ex novo, ma semplicemente aggiornare quello che è già esistente, e quindi in qualche misura pensiamo che questo possa in definitiva accelerare di molto tutto quanto il sistema, fermo restando che i sistemi che non verranno aggiornati saranno considerati fuori dal sistema e quindi non potranno essere utilizzati. Quindi i sistemi attualmente utilizzati che non rispondono alle caratteristiche di interoperabilità che andremo a chiedere dovranno necessariamente a questo punto essere sostituiti da altri sistemi che invece sono compatibili, e questo dovrà avvenire in un tempo che noi prevediamo che sia tra i 6 mesi e un anno dall'inizio, dal momento stesso in cui le specifiche tecniche saranno messe a punto. Questo è il coinvolgimento importante degli enti terzi, che fino adesso in tutti quanti i progetti di digitalizzazione riguardanti il SUAP e il SUAP sono stati lasciati un po' da parte. Anche gli enti terzi dovranno, quindi sto parlando dei vigili del fuoco, sto parlando delle ASL, sto parlando delle sovrintendenze, dovranno chiaramente aggiornare i loro sistemi per renderli interoperabili con il front-end e il back-end dei SUAP. Se non dovessero riuscire, è previsto all'interno del progetto che in questo caso sì, si possa a questo punto creare una applicazione sussidiaria che permetta soprattutto nelle periferie, che sono le periferie di alcune amministrazioni centrali, vediamo i casi dei vigili del fuoco oppure i casi delle sovrintendenze, sono abbastanza malmesse dal punto di vista della gestione digitale di queste operazioni, di questi procedimenti amministrativi, possono essere a questo punto create delle applicazioni sussidiarie che permettano a questi uffici periferici di potersi integrare all'interno del flusso. E questo poi invece è l'oggetto principale, quello che chiaramente secondo noi è il core di tutto quanto il sistema, che è il catalogo del sistema degli sportelli unici, in cui ci sarà l'elenco di sistemi informatici coinvolti, quindi chiaramente funziona solo con i sistemi informatici che sono stati
resi compatibili, definisce l'insieme delle regole per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi. Importante, quando si dice le regole dello svolgimento dei procedimenti amministrativi stiamo immaginando regole tecniche, quindi stiamo immaginando tutte quante quelle regole che permettono alle macchine di dialogare fra di loro, perché il paradigma che si utilizza all'interno di questo sistema di dispositivi 11 è il paradigma machine to machine, cioè sono le macchine che fanno la maggior parte del lavoro, e sono le macchine a questo punto che fanno sì, come un sistema appunto ferroviario di scambi completamente automatico, l'invio delle informazioni e della documentazione da un'amministrazione all'altra. E il front-end continua ad essere un sistema human to machine e viceversa. Tutto il resto, tutta quanta, quindi l'operazione di scambio di informazioni e di documentazioni, immaginiamo che avvenga soltanto tramite le macchine, quindi scambi automatici. Come andiamo a definire le specifiche tecniche per l'inoperabilità? Abbiamo immaginato che presso l'Istituto del Ministero dell'Interno, questo è quello che dice l'allegato tecnico nuovo, ci sarà un gruppo tecnico in cui sono rappresentati l'ANCI, la conferenza delle regioni, la provincia autonome, Union Camere. È un gruppo essenzialmente tecnico, lo dovrebbe coordinare AGID, ed è quello che ha il compito di definire e proporre al Ministero le specifiche tecniche per l'interoperabilità. Naturalmente questo gruppo, fatto di non più di 7-8 persone, verrà coadiuvato, guarda caso, da quei gruppi di lavoro che a questo punto vengono maggiormente formalizzati, di cui parlavo prima, e cioè i gruppi di lavoro già costituiti, quelli dell'XML schema, dei processi e delle architetture. Questo fa sì che in effetti, come vedete, si parte da un'esperienza già esistente, quindi da una condivisione di obiettivi già esistente a livello di regioni, di sistema camerale e di ANCI, nella quale saranno coinvolti sempre più gli enti terzi, e quindi sto parlando del Ministero dell'Interno per quanto riguarda i Vigili del Fuoco, casomai del MIBACT per quanto riguarda le sovrintendenze, e via via gli altri, per poter a questo punto definire queste specifiche tecniche. Naturalmente il gruppo sarà aperto, ma già oggi lo si fa, a consultazioni con i portatori di interesse, cioè le associazioni imprenditoriali, gli ordini professionali e anche i fornitori di soluzioni ICT, quindi prima di tutto le società in-house delle pubbliche amministrazioni, essenzialmente quelle delle regioni, ma anche per esempio per quanto riguarda altre società in-house che si sono associate ai ministeri coinvolti, e le aziende ICT che sono chiaramente quelle che sono praticamente coinvolte nella costruzione. Scusate, questo non me l'aspettavo, ma adesso... E poi vorrei finire con una particolare attenzione, scusate ma è partito praticamente un problema, sto in ufficio e questa è una specie di allarme, il contesto europeo. Tutto questo progetto parte anche da una serie di verifiche che abbiamo fatto con i referenti europei sulle architetture che abbiamo adottato. Innanzitutto abbiamo fatto nel 2019 una verifica con la Commissione europea, che ha confermato la compatibilità delle architetture che andiamo a definire e poi a definire nelle specifiche tecniche, con la loro compatibilità con l'architettura di interoperabilità che la European Interoperability Reference Architecture. È stato un lavoro che abbiamo fatto con la Commissione europea, quindi da un certo punto di vista siamo stati anche confortati da loro per quanto riguarda la rappresentazione architetturale logica che andremo ad inserire a questo punto all'interno del progetto, e innanzitutto in questa nuova normativa che sarebbe l'allegato tecnico del regolamento SUAP. Altro momento di integrazione con il contesto europeo è quello dell'attuazione del regolamento 2018, il Single Digital Gateway.
come vi ho detto all'inizio, tutte le istanze che arrivano su e per su possono essere considerate probabilmente procedimenti amministrativi più complessi che vengono attuati dalla pubblica amministrazione. Bene, l'avvio, la gestione e chiusura di un'impresa che è una delle 21 individuate dal regolamento che gli stati membri devono offrire interamente online entro il 12 dicembre 2023. È quella che corrisponde, qui dico 500 procedimenti amministrativi italiani, forse sono probabilmente un pochino di meno, forse saranno circa 400, ma comunque è veramente lo sforzo più grosso che dovremo fare entro il dicembre del 2023 all'interno del progetto Single Digital Gateway, progetto che anche quello Agid coordina, anche quello è stato finanziato all'interno del piano del PNRR e questo è chiaramente a questo punto, dal momento che questo è uno dei punti poi più a cui dedica maggiore attenzione la Commissione europea, quello della transfronterialità dell'avvio, gestione e chiusura di un'impresa. Effettivamente in questo caso Single Digital Gateway, il progetto Single Digital Gateway, dipende profondamente dalla riuscita del progetto Sistema Sportelli Unici e quindi sono in effetti perfettamente integrati per poter riuscire riuscire nell'impresa. È un bello sforzo, credo che questi due progetti insieme da parte di Agid rappresentino forse i due progetti più sfidanti che noi abbiamo da qui sicuramente ai prossimi anni. Per poter concludere, potervi dare un'indicazione più precisa anche per quanto riguarda i tempi, per quanto riguarda la roadmap che stiamo pensando in questi giorni riguardante il progetto Sistema Sportelli Unici, è previsto per poter andare incontro alle richieste, ai tempi richiesti dal Single Digital Gateway, che tutta la parte riguardante SUAP sia pronta, almeno per la gran parte dei procedimenti amministrativi, entro la data del 12 dicembre 2023. Quindi abbiamo già fatto questo tipo di ragionamento e dovremmo farcela se e in quali tempi i finanziamenti del PNRR saranno messi a disposizione dei progetti stessi, sia del progetto Sistema Sportelli Unici sia del progetto Single Digital Gateway. Io a questo punto credo che posso aver finito qui, è successo di tutto naturalmente, compresa praticamente l'altoparlante che ha fatto le avvertenze finali. Vi ringrazio per la pazienza e per l'attenzione, grazie a tutti. Grazie a lei, dottor Pera, per l'esaustiva relazione. Anzi, vi chiederei sia all'ingegner Paolici che a lei se poi è possibile avere queste slide che noi prontamente gireremo anche a tutti i commissari, in modo tale da poter avere anche più tempo per approfondire la relazione oggettivamente impegnativa, anche perché da quello che si evince ai noi, nonostante gli 11 anni passati, diciamo, non siamo proprio alla curva finale, c'è ancora un po' di lavoro da fare e speriamo di poterla fare nel minor tempo possibile. Io chiedo ai commissari se c'è qualcuno che vuole intervenire subito, oppure se, avendo le slide nei prossimi giorni, vogliamo provare a fare delle domande scritte che potremmo rivolgere poi al dottor Presidente. Sì, prego, prego, ingegner. Sì, grazie. Anche io dopo. Sì, velocemente. Intanto grazie per tutte queste informazioni, per la relazione. Soltanto due brevi considerazioni. La prima è questa. Io comprendo, ormai insomma l'esperienza ci fa, insomma ci ha dimostrato, no? Vengono realizzati questi gruppi di lavoro, gruppi tecnici, in molti casi sono i rappresentanti, diciamo, delle varie realtà, principalmente però non sono persone che operano sul campo. Io credo sarebbe opportuno, come dire, se lei vuol fare una verifica, se voi volete fare una verifica su un SUAP di un comune, per capire quali sono le problematiche,
se chiamate il presidente dell'ANCI o il direttore generale dell'ANCI a Roma, persona che conosce sicuramente tutto, meglio sarebbe chiamare il signor Mario Rossi, impiegato del comune tal di tali, il quale magari ha sul campo e si trova a vivere quelle difficoltà. Lei parlava prima, dottor Pera, delle soprintendenze. Ora abbiamo tutti fretta che a breve ci inizia l'aula. Se dovessi raccontare le vicende delle soprintendenze, cioè altro che agenda digitale, siamo ancora all'età della pietra su alcune soprintendenze. E per quello che riguarda poi l'altra cosa, ora vediamo questo regolamento, il nuovo allegato tecnico al DPR 160. Lei in una, nel passaggio delle slide, ma anche lei, ragionava di questa cosa che ogni comune può in autonomia. Io la parola in autonomia, vista quando siamo partiti con il SUAP, io ero sindaco, mi creda, ha fatto sì che ognuno, altro che vagoni del treno, ognuno ha fatto i suoi binari. E quindi non è che c'era solo da capire quale vagone era rispetto all'altro, e chi ha fatto una galleria e poi si è fermato, quell'altro ha fatto altri binari. Quindi sono, devo dire, molto preoccupato su questo. Insomma, è necessario, e vado a terminare. Intanto io già in altre audizioni, per esempio, ho rappresentato il sistema camerale, è un sistema che funziona, non è che sono qui a sponsorizzare ogni volta le camere di commercio, ma dico che nella realtà di tutti questi, ormai avendo avuto esperienze anche professionali con le camere di commercio, avevano lo stesso modulo in tutta Italia, anche quello cartaceo in questo caso sto parlando all'epoca, poi via via si sono adeguate anche sulle altre cose. Purtroppo questo non è accaduto sui comuni, però ho sentito che questo è il lavoro che avete fatto e che state facendo, quindi valutare se è opportuno o meno questo aspetto di dire ogni comune ha autonomia, perché è vero che lei poi ha detto devono essere comunque sistemi compatibili, ripeto, però su questo mi preoccupa un po', vista l'esperienza che abbiamo fatto e che stiamo facendo giorno per giorno. Grazie. Onorevole Ciaburro, prego. Grazie Presidente. Beh, io condividendo tutto quello che ha detto l'onorevole Buratti, perché conosco appunto da sindaco le realtà dei piccoli comuni, se non coinvolgiamo proprio l'operatività dei comuni, è vero che si è detto che le macchine fanno tutto, però al di là poi della macchina ci deve essere, soprattutto se vogliamo portare anche il SUE attraverso questo meccanismo, che è sicuramente molto utile perché velocizza i tempi, però dall'altra parte ci deve essere poi qualcuno che appunto verifica le pratiche e le porta avanti. E l'hanno accennato comunque nell'illustrazione, il problema anche delle competenze piuttosto che la presenza davvero fisica di qualcuno che possa poi evadere le pratiche, perché sennò sì, velocizziamo tutto il sistema attraverso la digitalizzazione, però la figura umana che poi proceda per ultimare, per dare i pareri piuttosto che le autorizzazioni, resta bloccato. Nelle interrogazioni anche il coinvolgimento di ANCI e tutte le categorie, sono mancate forse anche i professionisti per definire quella che è la modulistica di base, che anche su quell'aspetto fare una modulistica unica è sicuramente unica, è utile, ma serve magari anche semplificare tutti i processi, e attraverso i professionisti si può anche riuscire a trovare una condivisione rispetto a quello che serve e quello che è davvero utile. Per cui anch'io aspetto poi di vedere bene le slide e vediamo poi di fare delle domande più puntuali. Grazie. Bene, c'è ingegner Pera, voleva dire qualcosa? Prego, prego, non si sente, però deve accendere il microfono. Perfetto. Allora, per quanto riguarda le preoccupazioni che sono state espresse attualmente dai due onorevoli, in effetti sono anche le nostre, non ce lo nascondiamo. Parto dal discorso delle competenze.
Noi mettiamo a disposizione chiaramente le nostre competenze dal punto di vista tecnologico, quindi di poter far sì che le macchine possano assolutamente velocizzare e rendere più fluido il processo stesso. Certamente riconosciamo che esistono delle problematiche riguardanti le competenze invece dei singoli comuni. Io nel passato ho seguito un progetto, all'epoca si chiamava CNIPA, dei centri servizi territoriali, che in qualche maniera prevedeva a questo punto che le competenze venissero raggruppate in singoli soggetti, ovvero io non posso credere naturalmente come cittadino che il comune di Saracinesco, che è in provincia di Roma e fa 128 abitanti, abbia tutte quante le competenze per poter rispondere alle esigenze di un SUAP. Probabilmente però questo è un compito che probabilmente spetta un po' ai ministeri competenti, di poter creare dei momenti di raccolta di queste competenze e far sì che ci sia un SUAP che possa rispondere alle esigenze di più comuni. Per quanto riguarda il discorso dell'esperienza invece di Imprese in un giorno e di infocamere, in effetti questi ultimi 4 anni sono stati 4 anni molto prolifici anche, e queste architetture sono venute fuori, quelle che vi ho illustrato, grazie anche a un rapporto stretto e coordinato che abbiamo fatto col sistema camerale e con infocamere. Il discorso di aver scelto un'architettura che in definitiva prevede la compatibilità come momento obbligatorio, è un tentativo di sgrossare, almeno in una fase iniziale, quello che non si è riusciti a fare in questi 11 anni. In effetti noi sappiamo già che infocamere è già compatibile con quello che stiamo dicendo. Il problema è riuscire chiaramente a far sì che questa verifica della compatibilità sia una verifica realmente poi fattibile e che arrivi chiaramente a compimento in pochissimo tempo. E su questo facciamo affidamento soprattutto sul fatto che le specifiche tecniche ci permettano di fare una verifica da remoto delle compatibilità dei sistemi, e quindi lo stesso Ministero dello Sviluppo Economico sarà messo nelle condizioni di poter intervenire con più celerità e maggiore, insomma, tempestività nei confronti delle amministrazioni che non hanno sistemi compatibili. Questo è quanto, insomma, si possa fare. Grazie dottor Pera. Se non ci sono altri che vogliono intervenire, io allora farei così. Noi attendiamo le slide le manderemo a tutti, ed eventuali domande poi attraverso la segreteria della commissione proveremo a farvele avere, per avere magari delle risposte scritte. Grazie a tutti, e dichiaro conclusa. Grazie a voi. Grazie, buona giornata. Buongiorno.